provo tutto il menù dell'aereo, proprio sull'aereo. Sono a Fiumicino, sto per prendere un Ryanair per fare questo video, quindi proveremo tutto il menù su Ryanair. Mi raccomando, a 5000 like, sono un pochino, ma per fare questi video sull'aereo è molto impegnativo, quindi proverò anche altri brand di aeroveicoli, velivoli, velivoli si dice, sì. Mi raccomando, spolliciate, come si dice in gergo giovine. Iscrivetevi soprattutto, perché siamo quasi a 100000 iscritti, raga, vi voglio tanto bene. Sto andando di fretta per un semplice motivo: io sono sempre, sempre di fretta quando prendo un aereo. Cioè, io non ho la concezione di arrivare in anticipo per prendere un aereo. Io devo arrivare esattamente ai controlli una mezz'oretta prima, 20 minuti prima del volo, col rischio che poi la sicurezza ci sta la fila e mi inculo. È così. Raga, questa è la wave. Tra l'altro non c'è manco troppa gente alla sicurezza, sono contento, così posso respirare un pochettino. Come volevasi dimostrare, ogni volta i controlli e tutto quanto sono di una rapidità imbarazzante. Sono arrivato 50 minuti in anticipo e manco c'è il gate scritto, quindi ci divertiamo, aspettiamo un pochettino. Mo vabbè che mangiamo un bel po' in aereo, però c'ho un po' di famina, cioè almeno uno snacchino prima di entrare sull'aereo me lo faccio, dai. Non ho resistito, ho preso un succo all'ananas, il mio preferito praticamente in assoluto. Sapete anche che ha dei benefici, un tramezzino perché avevo voglia. 8,40 euro, un succo all'ananas e un tramezzino. Vi prometto, quando famo i soldi faccio un tour di tutto il cibo di Fiumicino o di Ciampino, promesso. Tondo e pomodoro, normale, un po' secchino, classico. Sto in aeroporto, che me posso aspettare. Passiamo al video serio. Ci sono 33 gradi con un cielo sereno. Situazione di emergenza di questo aeromobile. Ne so memoria ormai. Ricollo pulito, come al solito, devi alla biocco appena stiamo in aria. Puntuale, eh. Abbiamo un KitKat, un Twix. Sta cascando tutto perché stiamo in salita. C'ho Twix e Pringles. Ho presa una anche se ci stavano tre opzioni. Non so che gusto è. Le proveremo, vabbè. E poi abbiamo una Monster Zero, rigorosamente. È piccolina, pensavo mi avrebbero dato quella grande. Io direi di iniziare con i Kit Kat. Ok. Un po' sciolti dal caldo. Comunque, grazie. Non so dove mettere tutta questa roba. Stiamo sempre in salita, casca tutto. Vabbè, terrò tutto qua sotto. Snacchino carino, però a noi ci interessano i panini. Sono i panini e le lasagne, la pasta. Quelle sono robe interessanti. Twixino. Namo de Pringles. Scusami, non ho mai provato delle Pringles così. Sciroppo d'acero. Sale e vinegar. È scritto in irlandese, molto salate. Penso che il sale sia proprio aggiunto. So da approfondire. C'è una bella vista di fuori, ve la faccio vedere. Belle le montagne. Molto carino. È arrivato il paninozzo con pollo e cose varie. Grazie. Mamma mia, ragazzi, non pensavo sarebbe stato così difficile. È arrivata anche la lasagna. Cosa sta diventando questo video? Per tre quarti d'ora di volo, poi, capito? Penso se stavo 2 ore sull'aereo che facevo. Panino, un po' povero, eh. Un po' povero, devo dire. Povero, eh. Pollo e peperoni, interessante. Un po' poverino, però il pane è molto buono. Il pane è veramente buono. Segnale delle cifre di sicurezza. Vi prendiamo le cifre allacciate da volere nei posti, braccioli abbassati o scratti. Allora, grazie. Do un mozzichino di qualcosa e poi metto via, quindi. Lasagna, bella calda. Forchettina e si vola. Letteralmente. E questo è un problema, io come faccio a. Ok, mi sono sturato le orecchie. Allora facciamo una cosa. La apro un pochettino. Il ragazzo che mi porta il cibo mi ha riconosciuto, mi ha fatto troppo tagliare sta cosa. Sa di lasagna confezionata media che trovi anche al supermercato, quindi in realtà non è nemmeno così pessima rispetto a una qualsiasi lasagna confezionata. Ma mangerei? Sì, sapete come sono fatto, no? Un po' acidina,
però sa fondamentalmente di lasagna media confezionata al supermercato, quindi nulla di così sorprendentemente in negativo, ecco. Una cosa che mi aspettavo. 350 grammi. Ora però mi devo sbrigare perché manca un po' all'atterraggio, pochino. Proviamo l'altro panino, poi abbiamo il pollo al curry. Come credo bene solenni. Fuck, mi ha detto quando mancano 10 minuti tocca chiudere tutto. Aiuto. Durante l'atterraggio anche. Questo con prosciutto e formaggio. Il formaggio è giallo, vedete? Cheddar, una cosa del genere. C'è da dire ovviamente che costano un bel po', eh. È off budget, cioè non se ne parla. C'è questo formaggio che mi incuriosisce. Non so se è cheddar o qualcosa del genere. Non è che era buono, passabile, ecco. Era più buono l'altro, che c'ha un bel pane con i semi anche sopra, i cereali, insomma, tanta roba integrale, penso. Quello era veramente buono. Questo un po' vuoto, un po' sciapo, c'era una fetta di prosciutto, cheddar fuso, non ho capito cosa fosse, però rasenta la sufficienza, magari, dai. Ora capisco i meme su Ryanair. Porco due, sto curry è super piccante, madonna, me lo sono trovato un po' sulle dita. Questo atterraggio proprio... no, non ci siamo. Il cowboy ha bisogno di un ripassino della patente, mi sa, Recensione atterraggio 3 meno su 10. 4, 4 e mezzo perché siamo ancora in vita, ecco, to. Regalato. Ne approfitto, visto che per scendere ci vogliono 3/4 d'ora. Comunque no, questo panino non mi è piaciuto. Quell'altro era buono. L'ho finito solo perché non ho voglia di raggiungere anche l'altro panino sotto. Vabbè. È stato divertente. Bella regà, non abbiamo ancora finito, quindi mi sono frattato un po' qua. Ecco, vedete? Guardate. Perché tutto il curry si sta a dileguare. Non è carta igienica, vi piacerebbe. Scusatemi per chi comunque stia mangiando in questo momento guardando questo video. Questo riso con pollo al curry è un po' strano. È molto piccante perché è molto piccante, ma sborda da tutte le parti. Riso con pollo al curry. Questo penso sia uno dei pasti un po' più... forse soddisfacenti, perché comunque il riso in top è bello, bello intopposo, e in più c'è il pollo col curry super piccante, quindi mo vediamo di trovare da qualche parte una forchetta che rimane. Questa è la forchetta del riso. Sto un po' barando perché non sto sull'aereo, però alla fine è sempre cibo dell'aereo, quindi che io lo mangi qui o lo mangi lì, diciamo che anzi forse è più comodo qua, paradossalmente. Porca Eva, l'ho strappato storto, no regà, sto male. L'ho strappato storto, sono veramente stupido. Ok, ce l'ho fatta, apriamo tutto qua. Mamma mia, sto sporcato tutto, forse mi devo pigliare dei fazzoletti, è meglio. Vabbè, c'è un fazzoletto che ho messo sotto. Allora, riso, vabbè regà, di cosa stiamo parlando? Il riso sarà sciapissimo, ma riso in bianco, vabbè, manco se tiene. Riso in bianco, proviamolo, basta. Non è manco cotto di merda, per carità. Poi vabbè, è confezionato, quindi lasciamo perdere. C'è una bella consistenza di riso che mi mangerei. Proviamo il pollo col curry. Io ci provo, ma... ma ragazzi! Oh, ma il pollo col curry è buono un culo! Ma che davvero? Raga! Io lo consiglio perché mi pare abbastanza logico connettere i neuroni e pensare una cosa del genere. Le fabbi i panini a casa... perché sfatiamo anche questo mito, perché anch'io pensavo, visto che l'acqua non si può portare, che manco il cibo si può portare, invece il cibo no, si può portare tranquillamente, quindi portatevi i panini, quello che vi pare, chi se ne frega. Però se proprio vi dimenticate, c'avete i soldi da spendere, non c'avete voglia di aspettare l'atterraggio, eccetera, c'avete una fame incredibile e non volete mangiare de merda, a sto punto piatevi il riso col pollo al curry, perché il riso non è granché, però il pollo al curry è buono. Ma che scherziamo? Questa ruota, oh, un pezzo di riso su il microfono. Raga, pollo ci vado a rota. Ma che scherziamo? Mamma mia. Bello. Sul pollo al curry ci stiamo, però metto un attimo il riso dentro il curry. Vediamo se così sa meno di carta. Definitivo. Ah, raga, definitivo. Pasto vincente di Ryanair, riso col pollo al curry, raga. Piate tutto il pollo, mettetelo col curry dentro il riso, così in questa maniera. Mettete tutto qua, mescolate e mangiate. Ma di che stiamo a parlare? Oh? Così si fa, bello, mi piace. Sarò stato sculato. Però è buono, avrei mangiato di più, quindi complimenti di nuovo, perché così va benissimo. Bevi un attimo d'acqua, regà, perché non bevo da stamattina, mi sembra veramente eccessiva come cosa. Ah, poi è vero che mo hanno fatto sta cosa che i tappi delle bottiglie non si staccano dalla bottiglia per l'ambiente. Ogni volta io cerco di staccarli, ma mi dimentico che l'hanno fatta apposta.
c'avevo sete. Il panino di prima, questo qua, questo qua pure è rotto. Pochi peperoni, poco pollo, ma il pane me l'accollo. Ah sì, ma io devo fare rapper da grande. Ma di che stiamo a parlare? Mettiamo una piccola parentesi. Io salendo sull'aereo mi sono detto una cosa: abbassare le mie aspettative il più possibile. Perché io lo so, costa un botto. Solo per sta roba ho speso 43 euro. Per due panini, due primi, due acque, una Coca Zero e una Monster, 43 euro. Obiettivamente per questo prezzo fa tutto cagare, è impossibile, non gli darei niente, zero a tutto. Però se voi entrate nell'ottica che state con piede nella fossa, state a morire di fame, volete spendere un botto di soldi perché non vi frega niente, siete ricchi, siete Batman, Iron Man, piede in panino, questo qua quanto costerà? 97 euro? Se state con un piede nella fossa e state morendo di fame, è buono. Metto tutta la spazzatura nel bicchiere, così poi butto tutto facilmente. Mi raccomando, non buttate la roba in giro. Li mortacci vostro. Le Pringles pure direi che gli spingono. Però no, sono salatissime. Ho sbagliato, volevo provare un gusto nuovo, questo qua. Però sono salatissime, non c'è verso. Manco le Pringles, che è una cosa certa, dovrebbe essere una cosa certa. Ma a quanto pare hanno fatto dei gusti che ti stanno sul cazzo. I punti forti sono loro, quelli che ti salvano la vita. La Coca Zero e la Monster Zero. La Monster da 2,50. Io mi aspettavo quella da 3,30, porco due. Cos'è? 3-4 euro costa? Quella da 33, dammi, dai. Uffa, che palle. Poi c'erano solo questa, c'erano solo questa come opzione, quindi è un po' moncas, però. Vogliamo una parte 2? Dove provo magari il cibo, non lo so, di EasyJet, Ita, Wizz Air, altri brand. 5.000 like. 5.000 like, forse... 5.500 così, top. Pion Wiz, EasyJet, Ita, uno di questi qua, vado da qualche parte solo per registrare questo video. Secondo round, questa volta in versione notturna. Abbiamo la pasta con le polpette vegane, vegetariane. L'odore, ma lo sai che l'odore è invitante quasi? Me l'accollo. Ah, volete vedere una cosa divertente? Visto che avevo già preso le bevande e tutto il resto e non avevo voglia di prenderle la sera in particolare, capisci che hai fatto i soldi quando ti prendi 4 bottiglie d'acqua sull'aereo e la pasta. Ah, guardate, se per fare sti video mi devo prendere 3 posti sull'aereo. Queste sono le polpette. Sì, non sono assolutamente un granché, però bella vista, spero non atterriamo tipo entro pochi minuti, perché sennò sarebbe terribile come cosa. Pure leggermente piccante, ha un sapore totalmente chimico. Questa pure la cipolla. Sai che questa è collabile? Non ha un brutto aspetto. Le polpettine speravo un po' più morbide, invece sono abbastanza dure, anche se friabili. Quindi un po' me lo posso accollare. È un buon pasto. Pasta di, ignoro totalmente quale nome e forma, di qualsiasi tipo. Turbolenzina? C'entra la ruota però di queste polpettine, ed è quello che sto facendo. Signor aereo, le posso chiedere di smettere di turbolenzare, per favore? Sto lavorando. Sì, signore, stiamo attraversando una zona di leggera turbolenza, vi chiediamo un po' di donare i vostri posti, di assicurarvi che le cinture siano allacciate. Camminare con quel collo della cabina... Non erano allacciate. Perdonami madre, pormi vite loca. Ora ho le cinture allacciate. Stay safe, guys. Se mi dimentico quanto ho pagato questa roba, non è manco male. Pare più un mukbang che una review del cibo. Però vabbè. Raga, vi prego, mettete like, iscrivetevi. Io sto a finire rovinato per fare sti video. Sono arrivati i panini. Questi panini li ho già provati e li avete visti. Ho preso due volte quello al pollo, perché quello al pollo spaccava. E niente, tutto il resto l'ho già preso. Piccolo inconveniente, purtroppo non avevano la pasta bolognese, quindi non ho effettivamente preso tutto il menù di Ryanair. Vi ho clickbaitati, ragazzi. Ho mangiato tutto tranne la pasta alla bolognese. Stiamo atterrando? Ok, mi sono stappato le orecchie. 15 minuti all'atterraggio. I panini già li avete visti, quindi non avrebbe senso. Però mi finisco la pasta, dai. Sarà la mia cena. Anche se ho cenato 6 volte per fare il video dei panzerotti. Ma vabbè. Quanto ho speso? Ma soprattutto, vale la pena? Allora, no. Partiamo da questo presupposto, non vale la pena, cioè costa troppo e è veramente inutile, a meno che non state viaggiando da ore e non avete altra opzione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quanto abbiamo speso, circa approssimativamente, perché non ho proprio l'elenco delle robe che ho preso. Ho scoperto che non si può vedere
per i viaggi passati. 30 euro il menù famiglia, quindi con 4 bibite e 4 pasti, che siano primi o panini, insomma. Quindi snack esclusi dalla lista di questi, di questo pacchetto. Una Pringles, un Kit Kat o un... quindi 3 snack nell'effettivo, penso 2-3 euro l'uno. Sono 9 euro, 39 più 69 euro. Se sei arrivato fino a questo punto del video, sei la chiave, sei proprio l'utente number one. Si guarda il video fino alla fine, che interagisce, commenta, condivide. Magari sei un nuovo iscritto, quindi ti ringrazio. Siamo a road 200.000 iscritti, quindi preleva il tuo OG ticket adesso, prima dei 100.000 iscritti. E commentate con papera, così magari l'algoritmo consiglia questo video a qualcuno e recupero i soldi.